cominciato alla Mi 30, ha fatto un grande investimento, intendendo questo investimento anche nella direzione di una maggiore dignità e civiltà, e a questa deve corrispondere altrettanto impegno da parte dello Stato nell'individuare i punti di riferimento affinché noi si possa costruire alleanze, progetti in maniera continuativa. Prego Franco. Grazie. Questo non funziona. No. Credo che sia la terza volta, la terza occasione di incontro che facciamo, e ricordavo che la prima volta c'era la direttrice Forgione, la seconda volta c'era Francesco Massimo, questa volta c'è la direttrice Anna Rita Luzzaci, tutti direttori precari e per un tempo limitato che impedisce la progettualità. Quindi cosa dire come prima cosa? Che ci sono due inadempienze gravi, una dell'amministrazione penitenziaria che lascia un carcere nuovo ma più difficile di quello che si possa pensare, perché un carcere con una struttura muraria nuova richiede un impegno di progettualità culturale e questa è mancata. Seconda responsabilità è della provincia, che ancora non ha nominato il garante per i diritti dei detenuti. Ormai i detenuti nelle regioni italiane sono 12, garanti nelle città italiane sono più di 40, quindi è una rete e si aspetta la nomina del garante nazionale come obbligo che deriva dalle convenzioni dell'ONU firmate dall'Italia. C'è un ritardo nella nomina del garante nazionale, ma io mi auguro che insomma rapidamente sia fatta, anche perché a fine ottobre a Ginevra l'Italia sarà ancora sul banco degli imputati. Questa volta non per trattamenti disumani e degradanti, per tortura, ma per mancato adempimento di un'autorità indipendente per i diritti delle persone private della libertà. Quindi, intanto io mi auguro che questo incontro serva a spingere l'amministrazione penitenziaria a rendersi conto della gravità di lasciare un carcere in queste condizioni, senza testa, e dall'altra la provincia rapidamente ad affrontare questo nodo, perché ormai l'ultima nomina è stata della regione Friuli Venezia Giulia e la penultima della regione Piemonte. Insomma, c'è veramente ormai sono pochi i luoghi dove non è presente in maniera ormai ufficiale. Poi avevamo una presenza nel coordinamento nazionale di Maria Ravelli, ma adesso non c'è più neppure questa presenza. Quindi io penso che sia importante. Perché è importante? Perché, e veniamo al punto, ci sono stati 3 morti in uno spazio breve. Allora, per cause diverse, 2 per suicidio e 1 per motivi legati alla condizione carceraria. Allora, di fronte a questi, ovviamente né la presenza di un direttore permanente né del garante può garantire che non ci siano suicidi, questo è evidente. Però noi abbiamo bisogno di una persona o più persone che garantiscano il rapporto con i detenuti, che raccolgano le manifestazioni di difficoltà, di incertezza, di precarietà, di mancanza di prospettive, e che siano capaci di rendere quel luogo
trasparente e rendere quel luogo conosciuto dalla città. Il fatto che sia così esterno non facilita né i colloqui dei parenti né l'azione del volontariato. È quasi matematico. Quindi sono convinto che una presenza in carcere ci può far conoscere tutto quello che accade in quel mondo e soprattutto far sì che un carcere nuovo come struttura sia all'avanguardia nel realizzare quello che la commissione ministeriale presieduta da Mauro Palma ha indicato alcuni mesi fa come cose da fare nel carcere immediatamente, a medio termine, a lungo termine, per realizzare non solo i principi della Costituzione, ma anche la legge penitenziaria e il regolamento del 2000. Bisogna renderlo attuale. Questo è, per fare questo non è che occorrono tante risorse, ma occorre utilizzare meglio anche gli spazi che ci sono. Cioè, questo deve essere un carcere in cui la terza branda deve essere vietata, e invece c'è ancora, nonostante siano diminuiti i detenuti quasi di 100, ma ancora la terza branda c'è abusivamente in cella. Non c'è lo spazio per un refettorio perché i detenuti mangino a gruppi, se non tutti assieme, in una dimensione di socialità. La cucina del femminile è chiusa, il cibo per le 18 donne che sono in carcere oggi arriva dalla cucina maschile. Perché? Ma hanno detto, la spiegazione è che non ci sono i soldi per dare la mercede, così si chiama lo stipendio, il salario dei detenuti, per una detenuta che faccia da cuoca. Ci possiamo arrendere questa mancanza di risorse? Forse ci vuole fantasia e dire che forse 18 donne possono organizzarsi con dei turni per passare la mattinata a cucinare a turno, fare, non lo so, qualcosa, una cucina, voi la vedete appunto nel carcere nuovo, bellissima, una cucina splendente, anche perché non ci fanno nulla, è chiusa, quindi questo acciaio è pulitissimo, splendente, tutto, è una cucina chiusa. Allora, cosa abbiamo fatto? Il carcere nuovo per tenere chiuso, eccetera. Non c'è la legge per l'affettività in Italia, però prima o poi ci sarà anche in Italia, perché alla fine siamo il fanalino di coda. Però si fa un carcere nuovo, ma si dovrebbe anche immaginare un luogo per l'affettività, gli incontri fra marito, la moglie, con il detenuto, la detenuta. Oggi, nell'incontro che abbiamo fatto, in cui c'era il provveditore Enrico Sbriglia, provveditore dell'amministrazione penitenziaria, c'era il dottor Rubichi, che è il magistrato di sorveglianza, oltre il comandante, la direttrice, benissimo. A un certo punto io dicevo, ma qual è il progetto del carcere? Allora il provveditore ha pensato bene, con questi strumenti tecnologici avanzati, un tablet, non so, ha cominciato a farci vedere i risultati di una sua visita in un carcere francese e ci ha fatto vedere le stanze dell'affettività in Francia. E dico, va bene, ma qui cosa facciamo? La biblioteca, faccio degli esempi. La biblioteca non è un luogo dove i detenuti possono andare a leggere, possono andare a pigliare i libri, ma non stare magari 3 ore a leggere. Allora, se non si pensa un carcere in cui ci siano i luoghi di vita e di esercizio dell'autonomia e della responsabilità, noi consegneremo alla società
delle persone rese ancora più infantili e irresponsabili di quanto sono entrate, in certi casi anche più incattivite, ma insomma, in ogni caso. Allora, siccome in Europa i modelli ci sono di carcere responsabilizzante e non infantilizzante, bisogna decidersi se si fa o no. Certo, ieri ho scritto al ministro Orlando chiedendo che si provveda alla nomina del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. È da 3 mesi che non c'è un capo dell'amministrazione. Infatti, in maniera in qualche modo ironica, ho scritto un pezzo un mese fa dicendo il carcere d'estate è affidato all'autogestione dei detenuti. Perché? Il capo del DAP non c'è, i provveditori sono in ferie, i direttori sono in ferie, la polizia penitenziaria è in ferie, cioè è un miracolo. Il carcere è affidato non a un'autogestione propositiva, diciamo, ma di fatto a un'autogestione, perché non è successo nulla, tranne qualche suicidio, ma che ovviamente conta poco, essendo di detenuti. Non è successo niente, perché non succede niente anche se le condizioni di vita sono quelle per cui l'Italia è stata condannata per violazione della Convenzione dei diritti umani? Una cosa enorme, scandalosa se ci pensiamo. Perché nessun detenuto, cioè, mette in gioco i benefici penitenziari, per esempio i giorni di liberazione anticipata, se ci si comporta bene, con la rivendicazione dei diritti? Però un carcere che non fa lievitare la coscienza dei diritti e dell'appartenenza anche del detenuto alla collettività non è un luogo rispettoso dei principi della Carta Costituzionale. Questo è il punto. Bisogna decidersi cosa si vuole. Se si vuole un luogo in cui si ammassano i corpi senza diritti, senza speranza, oppure un luogo per far rientrare nella società le persone. Ecco, questi sono i punti. Ancora, l'ultima volta che eravamo venuti, il precedente provveditore regionale, Bocchino, aveva detto: preoccupato per il passaggio della gestione allo Stato, titolo di un giornale di Trento. Adesso il passaggio c'è stato. Il risultato sapete qual è, che oggi mi hanno detto? Che non ci sono le risorse per garantire l'impianto di riscaldamento. Su 7 ascensori ne funzionano 3, e quindi il carcere nuovo e modellato sulla tecnologia più avanzata rischia di bloccarsi perché non ci sono le risorse per far funzionare la tecnologia. Mi ricordo che sempre in questa occasione Matteo Civico diceva: ma si sarebbe dovuto pensare a dei pannelli solari per produrre energia sui tetti della carcere invece che, insomma, vabbè, questo è. Vi do alcuni dati. Non c'è sovraffollamento, d'altronde il sovraffollamento a questo punto è molto ridotto anche a livello nazionale. Noi siamo passati da 68.000 detenuti a 54.000. nel giro di 2 anni. Quindi qui a Trento adesso i detenuti oggi sono 223, di cui 18 donne. Quindi il sovraffollamento non c'è. Vi ho detto che però il carcere non si è attrezzato per cui, per esempio, togliere la terza banda, che rende la cella più piccola di quello che dovrebbe essere. Ci sono alcuni dati che penso sia interessante. Ecco, questo è stato un carcere costruito, moderno, avanzato, ma non hanno pensato di mettere al posto dei fornelli a gas le piastre elettriche. Voi sapete che il
il fornellino a gas è uno strumento pericoloso, insomma, per aspirazione del gas per scopi non di cucina ma di sballo. E qui si è fatto il carcere nuovo. Certo, voi dite, ma se già adesso non ci sono i soldi per far partire l'riscaldamento, figurarsi se facevano anche le piastre elettriche. Ecco questo. Vi do alcuni dati però interessanti su due questioni. Una è la legge Fini-Giovanardi, è stata dichiarata nel febbraio scorso incostituzionale. La conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della legge ha fatto tornare in vigore la legge precedente, per di più sancita con un voto inutile del Parlamento, ma insomma è perché si voleva in realtà fare qualche porcheria, ma insomma non si è riusciti e quindi si è confermata la legge Iervolino-Vassalli, no? Con la differenza fra le sostanze leggere e pesanti. La Corte di Cassazione a sezioni unite ha affrontato il tema delle conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge e ha dichiarato per la prima volta che, pur rimanendo una fattispecie di comportamento reato, se però la legge è stata dichiarata incostituzionale, quindi le pene sono diversificate. Voi pensate che la pena per detenzione di sostanze stupefacenti era da 6 a 20 anni di carcere, una pena enorme, con la per tutte le droghe leggere e pesanti. Con la differenziazione, la pena per i cannabinoidi, diciamo, è da 2 a 6 anni. Quindi quello che era il minimo è diventato il massimo. Le sezioni unite della Cassazione hanno detto: va rideterminata la pena. Come va rideterminata? Parlamento, governo non hanno pensato a un provvedimento erga omnes e quindi i detenuti devono fare l'incidente di esecuzione, presentare una domanda, eccetera, per avere la riduzione della pena, la rideterminazione della pena. Ora qui a Trento, questi sono i dati che mi sono stati dati dal carcere, sono state 80 le domande di rideterminazione della pena e 24 sono usciti grazie a questa rideterminazione o comunque ricalcolo o previsioni o cambiamento magari. Ovviamente tutto questo si risolve nei processi in corso, quindi adesso nei processi in corso è difficile per cannabinoidi andare in carcere. C'è un altro punto che è quello per i reclami ex articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, insomma, che è quello in relazione ai trattamenti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per i diritti umani, cioè quelli che sono stati in condizioni in cella con meno di 3 metri quadri a disposizione o con condizioni di vita inaccettabili. Cioè si poteva avere magari più di 3 metri quadri, ma se non c'era l'acqua, non c'era, non so, eccetera. Queste istanze sono adesso 15, 5 sono state rigettate, le altre sono all'esame della magistratura di sorveglianza. Quindi diciamo che il grosso, noi abbiamo questo quadro che grazie alla dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi in grossa misura c'è stato questo abbattimento di presenze in carcere con conseguenze di rideterminazione della pena per chi è in carcere, cioè adesso c'è un minore ingresso in carcere, minori ingressi, in più ci sono le uscite, cioè ci sono dei ritardi nell'esame di questi incidenti di esecuzione, ma è una questione di
difesa dello Stato di diritto. Non si può stare in carcere, neppure uno, e neppure per un giorno, in base a una legge incostituzionale. Questo è un principio che bisogna che sia scolpito. E poi ci sono quelli che reclamano per il trattamento che hanno subito. Voi sapete che se viene accolta il reclamo o c'è uno sconto di pena o c'è un risarcimento monetario. Per chi è in carcere la via principale è la riduzione di giorni di pena, se si è stati scarcerati ma si è eccetera, ci deve essere un riconoscimento. Ovviamente per chi è in carcere la responsabilità è del magistrato di sorveglianza, per chi è uscito la responsabilità è del giudice del tribunale civile. Molte cose non facili, devo dire, anche perché il ricorso al magistrato, al tribunale civile, può mettere a rischio, se si perde la causa, per il detenuto di dover pagare le spese processuali, che non sono poca cosa. Quindi insomma anche questa rivendicazione di diritti è particolarmente onerosa e difficile. Ecco, io penso di avervi detto quanti sono gli stranieri. Gli stranieri sono il 69%, 154. Definitivi. Come? No, anche definitivi può essere interessante, dei 223. Ah, sono 179, ecco. Il tossicodipendenti sono 37. Perché stanno in carcere? Quanti sono? 37. Questa è una domanda che pongo. Perché stanno in carcere? Ecco, gli stranieri richiederebbero un progetto vero, perché noi non possiamo tenere in carcere le persone e poi spingerle alla clandestinità. Bisogna dargli un'identità, e questo adesso si comincia a fare in carcere. La ricerca dell'identità si fa con tutti i sistemi, non c'è solo quello dattiloscopico, ci sono anche altri più sofisticati. Insomma, l'identità è certa, non è che uno entra in carcere e poi non si sa, oppure rientra e dà un altro nome, no? Adesso si sa. Però bisogna capire qual è il progetto. Il provveditore diceva, ma forse ci dovrebbero essere più italiani che stranieri. Io ho detto, va bene, ma gli stranieri dove li colloca, in che carcere? Insomma, però lui dice, certo, una preponderanza così forte di stranieri rischia di rendere la politica, lui dice, distratta, perché non c'è un interesse etnico verso i detenuti. In realtà però queste persone poi restano qua, restano in clandestinità, ma restano. Allora quale progetto si fa? Qui ci sono due vie. Chiedere una cooperazione con i consolati, che magari non sono a Trento ma sono a Milano, altrove, perché qui ci sono per esempio 45 tunisini, 30 marocchini, 21 albanesi e 10 rumeni, sostanzialmente questa è la... con questi paesi avere... Bene questi dati per i giornali. Sì, 45 tunisini, 30 marocchini, 21 albanesi e 18 rumeni, questi sono il... poi ci sono varie minori presenze. Allora, con questi quattro consolati, dove ambasciate, poi consolati, fare un progetto, perché i detenuti a 2 anni dal fine pena possono essere rimpatriati liberi come misura alternativa. Però per farlo forse e renderlo più agevole bisogna fare un progetto di reinserimento. Noi, certo, ci sono adesso situazioni nel Mediterraneo molto difficili, quindi non è così facile, però Tunisia e Marocco sono quelli che sono meno in difficoltà, non è la Libia o la Siria. Però bisognerebbe creare dei progetti anche con le ONG italiane che sono lì
o con le aziende che sono qui, insomma, fare dei progetti di reinserimento e di ritorno assistito. È un bel lavoro anche per la provincia di Trento, fare un progetto sugli stranieri, perché non è che si spende facendo il rimpatrio assistito, si spende tenendoli in carcere o tenendoli in clandestinità. Cioè, chi è preoccupato della sicurezza, della salute pubblica, dei rapporti della società, deve affrontarlo. Non è che può nasconderlo e dire, beh, adesso sono in carcere, sì, ma poi escono, perché nessuno ha pene lunghe. Quindi, questo è un'ultima cosa, e veramente chiudo, è il fatto che ci sono poche misure alternative. Ormai l'unica misura alternativa è la detenzione domiciliare o l'esecuzione della pena a domicilio. Manca, gli affidamenti per i tossicodipendenti sono pochi. E poi la semilibertà, ce n'è una in semilibertà. Quindi c'è una palazzina nel carcere, all'ingresso, che è per i semiliberi, e ce n'è uno. Io penso forse che un semilibero si può tenere in città, a Trento, anche perché deve rientrare lì sull'autostrada, no? Alla sera, invece di stare appunto a coltivare il reinserimento in città, visto che è in semilibertà, in una casa protetta, in un luogo, però è uno che sta qua, invece occupa una palazzina intera, uno. E gli altri, perché i magistrati di sorveglianza hanno detto, ma mancano i progetti, non c'è il lavoro, non c'è qua, però, insomma, però lì il carcere è in una zona industriale, è una fabbrica di corpi imprigionati rispetto alle altre fabbriche che ci sono. Forse bisogna che le fabbriche assumano un po'. C'è la legge smuraglia, sono tanti soldi, finanziata dal ministro Orlando qualche mese fa, sono tanti soldi per le esenzioni fiscali, previdenziali, eccetera, contributive. Anche qui un progetto. Allora, non è che lo potrà fare il garante tutto questo, però può dare una grossa spinta. Quindi io mi auguro che da una parte diciamo all'amministrazione penitenziaria di fare il suo e alla provincia di insomma, rendersi conto insomma, di questa realtà. Oltretutto ci ha speso tanti soldi per costruire, sì, si è presa il vecchio carcere, insomma, però insomma, i soldi per costruire li ha messi, quindi perché lasciarlo così senza un progetto? Allora, questo io mi auguro che è la terza volta, speriamo che questo porti a qualche cosa. Diciamo che quello che è necessario però rispetto ai provvedimenti di emergenza, anche positivi, occorre un progetto. E questo manca a Trento e manca sul carcere in Italia. Io mi auguro che questo non sia dimenticato, anche perché la CEDU non è che ha assolto, ha tolto l'Italia dal novero dei paesi canaglia, ma è ancora sotto osservazione, perché fra un anno si torna a Strasburgo a dire allora cosa avete fatto? E quindi insomma c'è ancora da fare. Invece l'idea è che va bene, abbiamo scampata, andiamo avanti.